Far crescere il paese, valorizzare la managerialità e le competenze, sostenere lo sviluppo del terziario e dei servizi. Sono alcuni dei temi su cui oltre 1600 tra manager e dirigenti si sono confrontati in occasione della 100ª Assemblea Nazionale di Manager Italia, che si è svolta all'Auditorium della Conciliazione di Roma. Mario Mantovani, presidente di Manager Italia. Le trasformazioni nel mondo del lavoro sono intense e stanno accelerando. Noi siamo da anni impegnati in prima linea sui cambiamenti del lavoro che sono dettati dalla tecnologia, ma anche dai cambiamenti che avvengono nella società. Ecco, noi crediamo che servano competenze e responsabilità per gestire i cambiamenti e siamo in prima fila su questo. L'Assemblea di Manager Italia ha rappresentato un traguardo significativo per l'associazione, che ad oggi annovera oltre 41.000 iscritti tra manager, dirigenti, executive professional e quadri che operano nel settore dei servizi. Antonella Portalupi, vicepresidente Manager Italia. Il ruolo dei manager è cruciale nel nostro paese, soprattutto perché uno dei valori che riguarda la nostra organizzazione è proprio la competenza e la capacità di innovare. Credo che la crescita del paese richieda managerialità, soprattutto nelle piccole imprese. I manager si distinguono per competenza, osserva Roberto Beccari, vicepresidente Manager Italia. È un ruolo molto importante perché oltre a essere una competenza all'interno dell'impresa è una competenza da un punto di vista organizzativo e sociale, perché c'è un passaggio generazionale, c'è un passaggio anche di gestione delle crisi, e queste gestioni delle crisi non possono essere gestite se non con un interscambio generazionale dove esperienze e nuove conoscenze si fondono per dare un valore aggiunto all'organizzazione e a tutto il paese.